Amici sportivi del Torino Arcobaleno, buonasera a tutti. Andiamo a vedere le immagini offerte dalla partita fra Trinacria Soccer e Dream Team. Trinacria Soccer che si presentano con Cassone Trefali, poi Conti, Modauto, De Filippo, Giannazzo, Salvo Giannazzo, Grasso, Spampinato ed Ernesto Conti. Quindi la loro formazione tipo, in risposta Dream Team presentano Turisi Trefali, poi Leopoldo La Rosa, Gioffita, Cutisporto, Fraccetta, Santo, La Rosa, Cavallaro, Molino e Sardo. Una partita molto nervosa che non regala tantissime emozioni nel primo tempo. Il nostro montaggio video quindi con Francesco Igrazia parte già dalla ripresa con questa splendida punizione di Cavallaro al secondo minuto, e c'è la rete ovviamente al secondo minuto della ripresa, quindi siamo al 27esimo minuto. Cavallaro sblocca il risultato 1-0 per il Dream Team. La risposta dei Trinacria Soccer però è quasi immediata con Salvo Giannazzo, grande inserimento, e poi il sinistro incrociare che punisce Turrisi. Andiamo a vedere il grandissimo inserimento di Salvo Giannazzo, ovvero trova lo spazio, si imbuca fra due e poi vediamo il mancino e trova la rete dell'1-1. All'ottavo minuto, grande azione dei Trinacria Soccer, ma il palo nega il gol a Conti. Poteva essere una grande occasione, ma portiere battuto, il palo grazie ai Dream Team. In avanti ancora sempre Trinacria, 12esimo minuto, grande azione ancora con Giannazzo, l'occasione si libera molto bene per il tiro, poi grande combinazione, palla indietro, poi da fuori la sassata e c'è il palo clamoroso grazie ancora ai Dream Team. Andiamo a rivedere la grandissima fucilata da fuori, il palo grazie ancora una volta a Turrisi e ai Dream Team. Dream Team che ha gol sbagliato, gol subito, la regola del calcio vale in questa circostanza con ancora Cavallaro, secondo gol per lui, secondo gol su calcio piazzato. Andiamo a rivedere dal replay la rete che vale il 2-1 per i Dream Team che passano in vantaggio. Ma i Trinacria non stanno a guardare, ovviamente c'è quella risposta e c'è questo incredibile gol di Giannazzo. Un gol davvero eccezionale da fuori, dalla sua tre quarti, vede il portiere fuori, una parabola davvero eccezionale, Eurogol per Giannazzo. Turrisi che forse ha la colpa di stare un po' troppo fuori dai pali e comunque sia si trova sorpreso, ma l'azione dei Trinacria non finisce qua, grande occasione, poi l'autorete clamorosa di La Rosa, Leopoldo, incredibile, e c'è il vantaggio dei Trinacria dopo i pali. Adesso la sfortuna per i Dream Team che con questa autorete di La Rosa vanno sotto di una rete, vincono 3-2. Trinacria Soccer, tre punti importanti che possono valere la lotta per il primato del girone. Buonasera dal Torino Arcobaleno, andiamo a commentare un'accesissima partita fra Trinacria Soccer e Dream Team valida per il girone A. Mio in campo Daniele Giannazzo, una buona prestazione la tua, complessiva anche della squadra, partita molto accesa, alla fine questi tre punti sono tutti importanti per la lotta per il primo posto. Certo, ottimi punti, la partita è stata abbastanza calma i primi 20 minuti, poi si è agitata un po' visto il comportamento anche dell'arbitro che non è andato molto bene da tutti e due lati. Ho fatto un gol, penso, buono per la squadra e ci portiamo a casa questi tre punti. Beh, sicuramente il tuo gol è stato di pregevole fattura, un bel tiro da fuori sicuramente da distanza siderale, per te una soddisfazione personale sicuramente ampia. L'arbitro sì, un po' all'inglese, questo sicuramente te dobbiamo dare atto, però alla fine è stato equo in ogni caso, no? Sì, poi alla fine è andata tutto bene. L'importante è che in questi tornei non succedano cose sgradevoli, tipo risse o cose del genere. Il gol, sì, è stato strepitoso. Non te lo nascondo, è stato strepitoso. L'avevo promesso al presidente, nonché al giocatore, Ernesto, e ce l'ho fatta. Benissimo, una grande soddisfazione per te. Fra le altre cose abbiamo voluto anche sottolineare la tua grandissima capacità di far mantenere la calma ai compagni, provare a mantenerla, di crederci fino alla fine, fino ad arrivare appunto a questa vittoria dove avete avuto squadre contro un portiere Turrisi che comunque all'inizio le ha prese davvero di tutte. Sì, un bravissimo portiere, da non togliere niente al nostro portiere, attenzione, è stato un ottimo portiere anche lui. Comunque spero di vincere almeno il girone di andata, poi vediamo le prossime partite. Benissimo, ringraziamo allora Daniele Giannazzo per la sua partecipazione, ti consegniamo il premio come match player per la tua fantastica partita, davvero complimenti, soprattutto per la calma in una partita così difficile. Dal Torino Arcobaleno è tutto e alla prossima.